T'ho detto che non c'entra niente con la biografia. Johnny Stecchino. No, no, ma non c'entra niente con la biografia. Ma non è la biografia di Johnny Stecchino. Ma figurati. Ciao. Torniamo un attimino seri, perché stavo discutendo, come potete vedere in piccionaia c'è qualcuno che sostiene che il libro di oggi sia la biografia di Johnny Stecchino. In realtà non è così. Il protagonista però del libro di oggi si chiama Johnny ed è un personaggio assolutamente iconico. Vi resterà nel cuore, vi resterà nella mente, soprattutto vi farà venire voglia di leggere altri libri di quest'autore se ancora non lo conoscete o se ne avete letto pochi. Per fortuna lo scrittore del quale parliamo oggi è uno scrittore molto prolifico, scrive tanto, nel bene e nel male ovviamente, ma comunque è uno scrittore che dà molto ai suoi lettori da tanti anni. Purtroppo, dico purtroppo, ieri, notizia di ieri, la notizia della morte di Zafon, che è uno dei miei scrittori preferiti, era purtroppo uno dei miei scrittori preferiti, il quale invece ha scritto pochi libri. Quei pochi però, ripeto, sono assolutamente indimenticabili, ma ne parleremo. Volevo solamente ricordare in questo senso la prematura scomparsa appunto di Zafón, questo scrittore spagnolo che ci ha lasciato all'età di 55 anni. Ma ripeto, ne parleremo, perché sono una grandissima appassionata dei suoi libri, non soltanto della quadrilogia del Cimitero dei Libri Dimenticati, ma di tutto quello che ha scritto, anche se, ripeto, purtroppo è stato molto poco, soprattutto tra un libro e l'altro della serie, diciamo così, del Cimitero dei Libri Dimenticati, è passato tanto tempo. Il fatto di non riuscire più a, in qualche modo, ricevere qualcosa di suo, benché fosse sempre molto poco alla fine, ci lascia assolutamente sconcertati. E se vi devo dire la verità, a me sinceramente non sembra ancora vero. Ripeto però, ne parleremo assolutamente, assolutissimamente, ma non è lo scrittore di oggi, bensì oggi parliamo di Stephen King. Il libro di oggi è La zona morta ed eccolo qui. E come vi dicevo, è un libro assolutamente adatto se volete far conoscere a qualcuno King. Prima di iniziare a parlare di questo libro, vi ricordo però che io sono Serena, questo è il mio canale Serena con un libro in mano, i nuovi video che parlano di libri, non solo, parliamo anche di filosofia, parliamo anche di altri argomenti, è in corso anche il progettone, come sapete, e c'è una playlist dedicata. E fatto sta che appunto sul mio canale troverete comunque sempre recensioni prive di spoiler, quindi iscrivetevi con tranquillità, cliccate sulla campanella per non perdervi neanche un video e cominciamo con il libro di oggi, La zona morta, 1979, anno di pubblicazione. Siamo di fronte, signori, a uno dei migliori libri di Stephen King, quello che è considerato il periodo d'oro di appunto Stephen King, cioè il periodo in cui comunque ha sfornato i suoi capolavori, mentre romanzi un pochino più iniziali, molto iniziali come Carrie, hanno alguni elementi un po' acerbi, abbiamo detto, no? Parlando di Carrie, che alcune tematiche poi verranno sviluppate in seguito, è tanta roba e poi in un certo senso l'autore imparerà ovviamente a selezionare gli argomenti, a parlarne in romanzi separati. Qui abbiamo veramente un romanzo che, come dice tra l'altro Los Angeles Times, tocca il ritmo perfetto, ed è proprio vero. Il protagonista Johnny, vi dicevo, è un personaggio delizioso, di una capacità, ha la capacità di farsi amare praticamente da tutti coloro che incontra. La sua giovane fidanzata Sara, il padre, quindi c'è un rapporto bellissimo padre e figlio all'interno del libro. Consigliatissimo, quindi se volete regalare un romanzo, magari se siete una moglie che vuole fare un regalo a un marito, a un papà che magari sta per diventare papà, a un neopapà, per fargli appunto in qualche modo leggere storie belle fra padri e figli. Storie belle non nel senso che siano storie zuccherose, assolutamente, leggete per scoprire, ma storie belle nel vero senso della parola. Questo è un romanzo, come sempre, ricco di metafore, ricco di piani di lettura diversi, e questa è una prerogativa, come già vi dicevo,
dei grandi scrittori che sono capaci di tracciare più strade, più percorsi, ognuno poi sceglie la sua. Quindi sicuramente c'è un po' l'elemento parapsicologico, perché comunque Johnny, a causa di un terribile incidente, banale alla fine, perché a conclusione, diciamo, di una serata un po' strana, dove lui giocherà, diciamo, ad una ruota della fortuna, subisce questo incidente e rimane in coma per 4 anni. Non è uno spoiler questo, perché lo leggete direttamente anche sul retro di copertina. Fatto sta che uscirà da questo coma cambiato, molto cambiato. Il mondo sarà cambiato, infatti c'è una chiara e ribadita a più riprese serie di riferimenti alla politica, alla socialità, alle condizioni politiche, economico-sociali, soprattutto dell'America di quegli anni. Quindi ci sono tanti riferimenti alla politica. Ci sono riferimenti al clima familiare, perché comunque Johnny trova una famiglia cambiata, trova una mamma vera che è stata completamente inglobata da una fissazione, da una mania, da uno stato maniacale nei confronti della religione, quindi è calata in una pseudo religiosità che ha praticamente niente a che fare con la religione autentica e che la porta sulla strada della superstizione, sulla strada alla fine della follia. E questo marito, cioè il padre di Johnny, il marito appunto di Vera, che le rimane accanto fino alla fine, nonostante la malattia mentale della moglie, ci fa capire quindi come alla fine il voler bene in certi casi non è sufficiente, in certi casi bisogna farsi curare. Bisogna affidarsi alla farmacologia piuttosto che alla terapia. Insomma, la mente si ammala come qualsiasi altra parte del corpo. E questo rapporto affettivo molto forte, un po' esclusivo, tra il padre di Johnny e la madre ci fa capire come appunto ogni tanto il cerchio vada spezzato. In alcuni casi il cerchio vada spezzato e come comunque l'amore ha dei limiti. E del resto questo è un libro sul senso del limite. Tant'è vero che ricorre spesso la frase "il limite è solo il cielo", ed è proprio vero. Cosa sarebbe successo se Johnny non avesse avuto questo incidente? Un banale, ripeto, incidente. La sua vita sarebbe scorsa in tutt'altro modo. Probabilmente sarebbe andata diversamente con la sua fidanzata da allora. Tutto sarebbe andato diversamente. Il suo lavoro, lui è un professore all'inizio della sua carriera, sarebbe stato molto diverso. Tutta la sua vita sarebbe stata diversa. E nel libro aleggia questo senso di malinconia, questo senso di dover essere. Ma qual è il limite alla fine? È vero, il limite è solo il cielo. E quindi da una parte ci fa venire in mente la canzone, no? Il cielo è sempre più blu, che è una canzone un po', diciamo, che presenta una dualità, nel senso può essere letta in maniera differente. Il cielo è sempre più blu, quindi magari, diciamo così, nonostante tutto, nonostante le preoccupazioni, nonostante le crisi, nonostante i problemi, guardiamo su e il cielo è sempre più blu. E quindi, diciamo, dovremmo avere una nota in qualche modo di ilarità, di serenità, di positività. Ma d'altro canto il cielo è sempre più blu, cioè il cielo se ne frega altamente di quelli che sono i nostri problemi, e nonostante tutto il cielo è sempre più blu. Quindi è un po' come la storia della formica, no? Che si può sentire molto piccola o anche molto grande all'interno, diciamo, della sua dimensione sostanzialmente di vita. Ed è proprio questo il cuore del libro, il senso del limite. È vero, il cielo è sempre più blu, ma il cielo è anche quello che ci definisce in qualche modo nei nostri limiti. Il limite soltanto è il cielo, quindi tutto quello che in qualche modo dipende da noi dobbiamo farlo, tutto quello che in qualche modo è nelle nostre mani è compito nostro farlo. Non a caso la madre di Vera gli ripete di fare quello che deve fare, fa quello che è giusto, fa quello che devi, Johnny, e quello che dobbiamo fare è fare quello che ci viene dato, ci viene in qualche modo affidato, come direbbe Gandalf, in questa vita, cioè senza pensare in qualche modo a ciò che potrebbe essere, no? ai vari dover essere, perché il limite c'è, il limite ce lo dà il cielo, ma è l'unico limite che abbiamo, perché tutto il resto, tutto quello che dipende da noi è nostro dovere farlo. Quindi un libro assolutamente consigliato a tutti, sostanzialmente, a chi ha voglia di approfondire in qualche modo anche in un certo senso le condizioni della politica e della società americana, tematiche che spesso ritornano nei libri
di King. È consigliato a chi voglia iniziare a leggere King, perché iniziando da un libro del genere, cioè dalla Zona Morta, non smetterete di leggere King. Ognuno alla fine ha la sua zona morta. Quella di Johnny alla fine è la sua zona morta, ma la zona morta è un po' dove finiscono i nostri sogni mai realizzati, dove vanno a finire i nostri progetti che rimangono sempre sulla carta. Ognuno di noi ha la sua zona morta, ha cioè quel limite, quell'ambito di non fatto, di inespresso, di non messo in atto. Sono bellissime queste descrizioni, così universali, così magistralmente universali, della zona morta di ognuno di noi, perché alla fine ognuno di noi ha una zona morta, ma ricordandoci sempre che l'unico limite è soltanto il cielo. Quindi cercate di rendere sempre più piccole le vostre zone morte e di rendere sempre più grande invece l'ambito del fare, l'ambito dell'agire con le vostre possibilità, perché ricordate che alla fine, forse è vero per l'America, ma è vero un po', diciamo, per tutto, per tutte le società, in un certo senso, per tutte le persone, la capacità cioè di fare, la capacità di agire, la capacità di mettersi in atto con gli strumenti che abbiamo, ci rende tutti grandi, ci rende tutti nel nostro piccolo dei veri supereroi. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!